Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video vlog controcorrente. Quest'oggi a casa di mia madre per fare un nuovo episodio di Comprato e Cucinato. Allora, come vi avevamo accennato nel precedente Comprato e Cucinato, oggi la mia mamma vi andrà a proporre una ricetta abruzzese, ma lascio la parola a lei, non dico niente, che la ricetta è un pochino complessa anche se semplice, ha alcuni passaggi che vedremo insieme, quindi do la parola alla mia mamma e io e voi ci vediamo poi durante il video. Buongiorno, oggi facciamo una ricetta prettamente abruzzese, è una ricetta teramana, perché io sono nata ad Atri, che è una bellissima cittadina, mezza collina abruzzese, in provincia di Teramo, e quindi vi faccio una ricetta che faceva mia madre. Si tratta della pasta alla chitarra. L'attrezzo che aveva mia madre era fatto in questo modo. C'erano due pezzetti di legno, levigati, tutti puliti, con le corde come se fosse una chitarra. Ci stendeva sopra la massa che aveva fatto prima e poi col mattarello premeva su questi fili e sotto uscivano tutte le i fili della chitarra. Tutti i fili della chitarra, che sarebbero questi qua. Questi. Quindi anzi, erano più sottili. Quindi una sorta di spaghetto fatto in casa, un po' più spesso dello spaghetto normale. Poi, aspetta mamma, il comprato di questa ricetta è il macinato di bovino e ovviamente la chitarra. Questi sono gli ingredienti del comprato e del, ovviamente, poi cucinato. Prego madre, a lei la parola per dire gli ingredienti quali sono. Allora, innanzitutto l'olio extravergine di oliva, sempre, ce ne va un po' di più perché si deve fare il ragù. Quindi di un po', adesso prepariamo il ragù. Questo dovrebbe essere un primo e un secondo tutto insieme. Cipolla, soffritto, macinato, e se avete anche un pezzettino di tipo spezzatino, un pezzettino di carne, così ci mettiamo anche questi. E si mette a soffriggere. Dopo aver soffritto un po', si fa sfumare con il vino. Mentre questo sfuma, noi prepariamo per le polpettine. Mettiamo il macinato, l'uovo, parmigiano, prezzemolo. Adesso, insieme all'uovo, formaggio e parmigiano, togliamo il pane che ho bagnato con il latte. Il vino si è ritirato, quindi procediamo a mettere il sugo e la passata di pomodoro. Io metto un po' di quello del contadino e un po' la passata che compro nei supermercati. Mettiamo un altro po'. Okay.
Questo dovrebbe cuocere per circa un'ora, un'ora e mezzo. Noi lo facciamo più cenere. Vedo adesso se il pane basta o ce ne vuole ancora. Intanto si mischia l'uovo. Adesso metto anche un pochino di aglio tagliato sottilissimo. Vengono pezzettini piccoli piccoli. Mettiamo il sale. E adesso con le mie belle manine faccio il composto per le polpette. Questo è il segreto della cuoca. Che così si amalgama tutto. Adesso faccio le polpette. La polpetta normale è così. Io con questa ne faccio tre. Anzi, quattro. Queste però sono più buone. Beh, certo, le fa la mia mamma. Questo è un po' grande, eh? Questo è grande. Eppure qua, e qua non è chiusa bene. Sono tutte difformi, come vedete. Cioè, quella è piccolissima, questa è enorme. Quando lo mangi, che stai a vedere se è piccolo o grande, ma No, insomma. però insomma, un attimo di omogeneità, un attimo. Ecco qua un attimo, va bene? Dai, va Oh. bene. Reputo sempre che queste siano troppo piccole, però vabbè, non fa niente. O quelle troppo grandi. Se volete, vengo a cucinare a casa vostra Vedi perché mi pure. piace tanto. Lo chef a domicilio facciamo. Ma diciamo, per due commensali, quante polpettine dobbiamo fare? Quelli che volete. Una ventina, indicativamente. Questo è oblunga. Oblunga, come parla mia mamma, peggio di me. Allora, ne sono 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arriviamo a 20, dai. Questo è troppo grande. Togliamone un po'. Questo è troppo grande, ne togliamo un po'. Va bene, Valentina? Sì, va bene, madre. Oggi sono le mani oblunghe. Oblunghe, sono tutte oblunghe le polpette. Con queste ci facciamo quelle grandi. Con quello che rimane, siccome non si butta via niente nelle nostre cucine, prepara la mia mamma le polpette normali. Essendo il macinato fresco, le si possono anche congelare e poi in un secondo momento cucinare, oppure le cucinate subito, insomma, come preferite. Mi Va stanno uscì bene, belle sì, però. dopo 25 polpette iniziano a uscire bene. Candavongola, vero? Lo sapevo io. Il ritmo quello, Bobo, cia cia cia, parlami del Sud America,
in melo con gingerità nelle notte a Rio che si fa, indovina un po' che si fa a Rio. Una mezza idea ce l'avrei. Parliamo per friggere le polpettine. Questo qui come sugo si deve ancora ritirare perché deve essere proprio tipo ragù, non quello lento. La mia mamma chiede se sono belline. Secondo me sì, secondo voi? Ma di alle nostre amiche, che cosa mi hai detto all'ultimo video del comprato e cucinato? Che cosa mi hai detto, mamma? Dei commenti. Mi ci ha scritto un SMS per dirmi. Di alle amiche, cosa mi hai detto? Cosa ho detto? Che ero emozionata per i complimenti. Poi una certa signora Giuseppina Castelli ha detto che sono un oggetto prezioso. Allora mio marito mi dice, allora devi stare in cassaforte. E io gli ho risposto, sì, sono sempre in cucina, più cassaforte di quello. Quindi le vogliamo ringraziare le amiche che ci seguono sempre tanto affetto. Sì, sì. Sì, ringrazio molto, mi sento gratificata. La mia autostima aumenta. Ma quindi, madre, dica alle amiche che cosa proponiamo nella prossima ricetta del comprato e cucinato. Allora, una cosa che mi piace tanto, però è una ricetta siciliana, che è la caponata di melanzane. Wow! E questa, amiche, sarà la ricetta che faremo in diretta sabato 27 novembre. E questa è una sorpresona! Possono anche chiedere loro, scusa, mi potresti fare cucinare questo? Io faccio. Avete capito? La mia madre accetta anche proposte, quindi lasciate scritto nei commenti se gradite qualche ricetta da proporvi, così la mia mamma e io compriamo gli ingredienti e vi proponiamo una ricetta da voi proposta. Che bella idea che hai avuto, mamma. Sei proprio una youtuber nata. Professional, direi. Vedete che il sugo si sta rapprendendo. Adesso io ci inserisco le polpette. Avrete capito che non è assolutamente un piatto dietetico. Questo è un piatto che la mia nonna preparava la domenica per tutti noi. Quindi quando si veniva a casa di nonna a mangiare, perché questa dove siamo è casa di mia nonna. E vi stavo dicendo, la mia nonna la domenica preparava questo ragù con le polpettine, poi chiamava tutti i nipoti, i figli, nuore, generi, e venivamo a mangiare la domenica a casa di nonna questo piatto. Quindi è un piatto di nonna che poi è passato a mia mamma e forse un domani passerà a me, chi lo sa. Vuoi friggere le polpette? Sì, sono pronta con le polpette grandi da friggere, eccole madre, le polpette grandi. Io le reggo il piatto, lei metta. Non è convinta la mia madre. Aggiunge altro olio. Nel frattempo mettiamo le polpettine nel ragù. Oh, quanto sono belle! Questo ha già raggiunto, fatto veloce, quindi ha già raggiunto la cottura. Il sugo. Però si deve far cuocere ancora. Piano piano. Ecco, se avete tempo, magari lo mettete su verso le 7 di mattina, la domenica, in maniera tale che mia nonna lo metteva su alle 5, quindi per lasciarvi un'immagine. Quindi se lo mettete su alle 7, lo fate cuocere fino alle 9, ecco, più cucina e meglio è. Andiamo con le polpette enormi.
Vai madre, friggiamo tutto. A noi la friggitrice ad aria ci fa un baffo. Penso che siamo due È matte, vero? Ho detto io tale madre, tale figlia, d'altronde. però tu sei giovane, io sono vecchia, Non sei vecchia, mamma, sei diversamente giovane, è diverso. sembra una margherita. Sì, un quadro d'autore proprio. Portate pazienza, tra tutte e due qua abbiamo quasi terminato le grandi cucine. Se uno non fa questi, capito? Che fa Già solo le avevamo piccole, finito, già era finito. ma siccome noi siamo persone viziose, facciamo anche le polpette grandi. Piano Questo non solo, ma deve cuocere piano piano. piano deve cucinare, ha detto la mamma. Invece io ho messo tutto molto veloce. Vabbè, per i tempi del video. Comunque, anche se lo fate veloce veloce, esce sempre buono, eh? È tutto testato. Questa sfortuna. Sì, infatti, lo penso anch'io. Lo sapete che si possono fare gli spaghetti alla pizzaiola? Veloce, veloce ci vogliono 4 minuti e mezzo, il tempo della cottura. Lo possiamo fare. Sì, lo possiamo fare? Scrivetecelo nei commenti. Si toglie, Le ho polpette chiuso. intanto sono state scolate, le appoggiamo a fianco al ragù. L'acqua bolle, mettiamo la pasta. Questi 5 secondi e sono fatte, eh? Forse questa no, perché è fatta. Vabbè, 2 minuti, 2 3 minuti ed è pronto. quando risale il bollo, in pratica. Vi presento la chitarra abruzzese al nido di uccello. Con le polpettine sopra fa primo e secondo. Amiche e amici, finalmente la chitarra all'abruzzese volge al termine. La mia mamma ha finito, vi ha fatto anche un impiattamento davvero chef. Io sono il sous chef a questo punto. E con questo concluderei questo comprato e cucinato della puntata di oggi di questo vlog controcorrente. Mamma, saluta le Ciao a tutte! amiche. Ok. E ci vediamo nel prossimo video, ovvero domani, e poi non perdete l'episodio di sabato con la videoricetta in diretta con la mia mamma del comprato e cucinato, sempre della puntata del vlog controcorrente di novembre. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi rimando al video di domani. Ciao!